Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi facciamo vedere come attivare il drone. Apriamo la scatola, la borsa. Dopo aver ovviamente caricato tutte le batterie numerate, ok, prendiamo la prima batteria, caricatore multimo lo mettiamo qua, prendiamo il radiocomando, prendiamo il cavetto di riferimento per il nostro smartphone, micro USB Type-C per il nostro smartphone. Prendiamo fuori questo, cosa ci serve più? Ci serve il drone, eccolo qui. Vediamo, siamo a posto. Perfetto, abbiamo tutto. Mi raccomando, apriamo, prendiamo gli stick, li avvitiamo sopra. Eccolo qui. Prendiamo il cavetto di collegamento, lo mettiamo qui, lo passiamo sotto, lo facciamo entrare in questa feritoia. Ok, va bene così. Accendiamo il radiocomando. Sullo smartphone apriamo l'applicazione DJI Fly. Lo colleghiamo prima nel cavetto, così. Perfetto. E poi all'interno. La prima cosa che ci dirà appena collegato, in base agli smartphone, nel mio caso un Honor. E se vogliamo aprire DJI Fly, quindi questa applicazione, quando colleghiamo il cavo USB, noi gli diciamo selezioniamo usa sempre impostazione predefinita, che è questo in questo caso, e facciamo ok. Quindi il radiocomando è collegato allo smartphone con l'applicazione aperta, come ci dice qui radiocomando connesso. Ovviamente dopo ci dice anche connetti il drone. Noi aspettiamo e andiamo ad aprire le braccette del nostro drone. Mi raccomando, prima quelle avanti e poi quelle inferiori, che sarebbero quelle dietro, con questo movimento. Perfetto. Il coprigimba. Raccomando, piano. E andiamo ad aprire il vano batteria e innestare la prima batteria dopo aver caricato tutto, ovviamente, mi raccomando, io ho già caricato tutto. Il drone non è ancora acceso, lo accendiamo qui sotto, come anche il radiocomando, pigiamo un doppio clic, pigiando una volta e la seconda volta teniamo pigiato. Lo appoggiamo qui, lui farà il set. In questo caso incomincia il lampeggio dietro. Adesso lo giro così, lampeggio dietro, perfetto. Tra pochi istanti dovrebbe essere connesso il radiocomando con il drone, ma così non è. Allora facciamo: connetti il drone, ci chiederà di accenderlo. Adesso il radiocomando sta cercando il drone, che in questo caso è questo, e in pratica sembra che non l'abbia trovato. Cosa facciamo per andare a vedere? Andiamo vista fotocamera e dice che il drone non è connesso. Perfetto. Andiamo a vedere il perché. Torniamo indietro, così. Connetti drone. Ti dice aprire le braccia, rimuovere la protezione della fotocamera, inserire la batteria in apposito, premere il tasto di accensione del drone. Quindi, leggo anch'io, ripremere a lungo in segnale acustico, indicherà che è avvenuta accensione. In questo caso il primo problema che riscontriamo, non riusciamo a collegare questo a questo. Come facciamo? Qui ci dice, non riesci a connettere il drone? Io dico che okay, non riesco.
e quindi mi dà un'indicazione. Premere per 4 secondi il pulsante sotto al drone. Vado. 1, 2, 3 e 4. Ok, lui ha bippato. Poi dopo mi dice tocca, continua e io continuo. Lui bippa, in questo caso stanno effettuando il binding. Perfetto, doppio bip, siamo connessi. Ora cosa ci dice? Attivare il drone. E io, vabbè, andato avanti da solo, acconsenti. Andiamo avanti, ovviamente adesso c'è tutta una fase di aggiornamento molto lunga, il drone lo stiamo attivando adesso. Ci dice se vogliamo confermare l'account inserito, poi dopo per il discorso di inserimento account e registrazione vi rimando a qua sopra, vabbè, qua le schede con il link con il video che abbiamo effettuato. Il drone sta ripristinando le impostazioni wireless in accordo con il regolamento locale, quindi si sta mettendo in CE. Ok, vabbè, tanto è un drone in CE, deve fare quello. E gli diamo ok perché più di questo non possiamo fare. Il drone è attivo. Finito. Ora ci propone la DJI Car Refresh. Ci dice come funziona e in quanto tempo la possiamo attivare. Allora cosa facciamo? Facciamo... tocco qui per vincolare. Vediamo un po', vediamo se riusciamo ad attivare la DJI Car. Perfetto, ci dice di girare la comando, di girare. Nel nostro caso noi abbiamo acquistato già la DJI Car Refresh, ma potremo anche acquistarla. Noi inseriamo e la prima cosa da inserire è il codice della DJI Car Refresh. Il drone a Napoli ci ha inserito in una mail. Vado avanti. Io avevo fatto già copia, quindi in questo caso faccio incolla e vado avanti, next. Lui riconosce che questa DJI Car è valida per il DJI Mavic Mini. Ora ci chiede, se andiamo in basso, ok, qui ci dice ok, questa DJI Car è per Mavic Mini. Ci dice Lightcraft Serial Number. Dove lo troviamo? Lightcraft Serial Number? Lo troviamo sulla scatola, sulla confezione. Allora, e lo troviamo qua. SN, Serial Number. Questo qui. Quindi andiamo a mettere questo. Perfetto. Allora, vado qui, vado a inserire il seriale di questo drone. Andiamo a controllare, una volta inserito sullo smartphone, andiamo a controllare se abbiamo inserito il codice corretto. Quindi, in queste fasi è molto importante non errare. Quindi un controllo a perdere 2 minuti in più, visto che in questa fase si perderanno molti minuti, è sempre corretto. Perfetto, andiamo avanti. Mi dice che c'è un errore, che non posso attivarlo, che lo devo attivare entro 48 ore, ma come avete visto lo sto accendendo adesso. Vediamo. Niente, non va, perfetto. L'attiveremo dopo sul sito, magari è più corretto. Torniamo indietro e non attiviamo la DJI Car per il momento. Andiamo dopo a vedere come attivare la DJI Car. Un po' di cose, rimettiamo un po' a posto, perfetto, così. Questo vi ricordo che questo è il nostro sponsor di riferimento in questo video e in molti altri. Andiamo indietro e andiamo ad aggiornare il DJI Mavic Mini. In questo caso si sta aggiornando e noi ci rivediamo fra un po'. Aspettiamo che lui faccia tutti gli aggiornamenti e lo lasciamo fare tutto da solo fin quando non si spegnerà e lo riaccenderemo. In quel caso riprenderemo la registrazione. Ok ragazzi, mi ero accorto che c'era un effetto bokeh. Speriamo che si sia tolto. Intanto il drone
sta facendo dei suoni, voi continuate a lasciarlo da solo e siamo ancora in fase di aggiornamento del primo aggiornamento del Mavic Mini in versione V01.00.0500, sì, corretto, da 39 MB. Siamo al 64%, spero che non sia anche questa volta con un effetto bokeh la camera. Purtroppo non posso ripetere il video in quanto comunque abbiamo fatto un video di attivazione drone e non posso riattivarlo. E spero vivamente che in questo video, anzi adesso controllo, staccherò e vedrò se anche in questa parte di video c'è l'effetto bokeh. Speriamo di no, perché questa zona qui non si vede nulla, si vede solo questo faccione. Questo faccione. Ok ragazzi, il drone ha fatto, si è spento, come potete vedere si è spento, e qui è comparso un messaggio che leggo insieme a voi. C'è scritto: consentire l'applicazione DJI Fly di accedere all'accessorio USB, che sarebbe il cavo, ok. Usa questa impostazione come predefinita, ok. Aprire DJI Fly quando questo cavo è connesso, vi dico sempre, quindi vado a selezionare, dopo vedete in piccolo, magari in qualche parte del video vi metto lo screen record di questo, di quello che vedo io, e faccio ok. Quindi qui mi dice che il drone è aggiornato. In questo caso vado e, aspetta un attimo, in questo caso torno indietro, perfetto, e lui mi dice che è connesso alla telecomando. Vado a riaccendere il drone sempre qui sotto, quindi doppio clic, primo clic veloce, secondo tieni pigiato. Perfetto, qui sto facendo adesso la calibrazione del gimbal, si sta accendendo e le luci sono così come le vedete. Il telecomando lampeggia, come giustamente il drone non è collegato, quindi lampeggia. Poi una volta collegato si ferma il lampeggio del telecomando e apre direttamente alla fotocamera del drone, quindi siamo a posto. La prima cosa che ci dice è che non abbiamo la micro SD, quindi questo simbolo del telefono all'interno di questo cerchio sta a indicare che quello che registrerà lo registrerà sul nostro telefono. Qualità dello streaming, ovviamente. Quindi adesso lui è pronto al decollo, quindi l'attivazione l'abbiamo fatta, ma abbiamo avuto un problema con la DJI Car, che ci diceva che noi non avevamo attivato la DJI Car. Come risolviamo questo problema? Torniamo indietro e adesso subito ci dice, intanto ci dice che il Mavic Mini è aggiornato, il Mavic e Mavic Mini, il firmware è aggiornato, ok, quindi clicchiamo X e ci dice se vogliamo aggiornare il file safe. Aggiorniamo anche quello, aggiorna, quindi i dati file safe di volo sicuro, ok. Facciamo aggiornamento anche di questo, questo dovrebbe essere molto veloce. In questo caso non dovrebbe spegnersi nulla, né il drone né il radiocomando. Qui intanto ci dice: i dati di sicurezza del volo aiutano a garantire la conformità delle operazioni di volo in accordo alle leggi e regolamentazioni vigenti. I sistemi APR, questo, quindi utilizzano tali dati per preservare la sicurezza del volo identificativo nelle zone geo e aree ad accesso limitato, ok. Poi dopo questa è una questione più legata a chi vuole prendere un pacchettino online o comunque chi lo deve prendere. E evitano situazioni rischiose che potrebbero
interferire con la sicurezza all'aviazione civile, ok? Quindi insomma il succo è che ci racconta di fatelo questo aggiornamento, specialmente per chi acquista questa tipologia di drone. Vediamo un po' queste grafiche qui. Questa tipologia di drone, perché questo DJI lo vende come un drone per tutti, per iniziare, però io ancora non l'ho provato. Dagli scricchioli e dalla costruzione, il suo essere delicato, io non lo vedo adatto a tutti. Io sarà che sono amante del DJI Spark, ma questo prodotto qui, boh, lo proveremo e magari cambierò idea. Per il momento lo vedo, non dico cheap perché la qualità è buona, ma occhio che se mi tocco mi rompo. Ok, aggiornamento fatto. Torniamo indietro. E potremmo già volare. Ma noi abbiamo sempre quel problema della DJI Car. E anche qui nella schermata ci dice che il sistema è stato aggiornato. Facciamo X. Perfetto. X. No, niente, X non ce lo fa. Perfetto. Adesso ci dice che la DJI Car ci propone che la DJI Car è disponibile all'acquisto entro le prime 48 ore dopo l'attivazione. Quindi è probabile che il problema sia legato, al fatto che lui non si era letteralmente ancora attivato. Cosa facciamo adesso? Facciamo visualizza, rifacciamo quello che stavamo facendo prima. Andiamo avanti. Così aspettiamo, magari mettiamo in questa posizione, vediamo se è connesso a internet. Sì, perfetto. Allora, questo lo appoggiamo qui, ecco, ci siamo, e qui abbiamo la stessa schermata di prima, o meglio qui ce la fa acquistare direttamente, qui ce la fa acquistare, ma noi la vogliamo attivare, non acquistare. Vabbè, questo magari lo proviamo più avanti. Io ci provo ancora a cercare dove poter attivare, perché prima mi si è attivato, mi è andata subito nel link di attivazione. In questo caso no. Quindi cosa facciamo? In evidenza, clicca qui per leggere risposte alle domande, no? Ok, se possiedi. Qui ci dice, se possiedi una carta di attivazione, noi ce l'abbiamo, il codice di questa carta, e sta registrando, sì, perfetto, clicca qui per vincolarla al tuo dispositivo. Quindi io ho questo codice di attivazione di DJI Car, lo vincolo a questo dispositivo appena attivato. Ci dice, ok, metti qui la tua DJI Car, il codice tuo DJI Car. Allora cosa faccio? Tengo premuto, faccio incolla perché io l'avevo già salvata, faccio next, quindi avanti, e mi dà l'ok, mi dice che questa DJI Car è ok, e mi fa proseguire inserendo di nuovo, come ho fatto prima, il serial number dell'aircraft. Vado avanti e vado a inserire il serial number. Perfetto. Allora, se la number era, un attimo solo che lo metto, allora quello che ho cambiato da prima ad adesso è che prima ho utilizzato i caratteri in dimensioni maiuscole, ok? Adesso l'ho utilizzato in minuscolo. Cosa faccio però? Controllo comunque se ho inserito tutti i caratteri e se li ho inseriti correttamente. Quindi, abbiamo detto, e infatti avevo sbagliato una lettera, quindi è probabile che anche prima avevo sbagliato una lettera. Siamo giusto in tempo. Perfetto. Ricontrollo, è tutto a posto. Nel mio controllo è tutto a posto. Vado di next. Adesso non mi dà nessun errore. Quindi sto andando avanti nell'ultima fase, nella fase 3. Quindi abbiamo fatto la fase 1, la fase 2, adesso facciamo la fase 3. E ci dice di indicare il nome, il numero di telefono e l'indirizzo email. E noi lo facciamo.
Quindi è probabile che prima abbiamo inserito non solo le lettere in maiuscolo, è probabile che il sistema non le legga o le legga male, ma abbiamo inserito magari anche le ultime tre lettere in modo sbagliato, perché adesso inserendolo in minuscolo e rileggendo bene, scoprendo che l'errore che abbiamo fatto adesso era legato alle ultime tre lettere, risolvendolo sto andando avanti. Perfetto, una volta inserito tutti i nostri dati, andiamo avanti su Summit. Perfetto, ci dice congratulazioni, è attivato la tua DJ card refresh. Nelle mail troviamo, qua ci dice che arriverà una mail per fare il check di questa attivazione. Quindi siamo a posto, abbiamo attivato il drone, abbiamo attivato la DJ card. E che dirvi ragazzi? Io ho fatto, quindi io sono pronto al volo. Ci uscirà sempre questo messaggio, ma noi abbiamo tutto. Se apriamo l'applicazione, ci darà un messaggio e noi vi diciamo ok. Poi il messaggio lo vedete qui. Quindi in quel messaggio ci diceva di, tra virgolette, di recensire e dire cosa era meglio per questo, in questo aggiornamento. Noi non ci interessa, sono tornati indietro. Anche qui posso fare vola e ci dice impossibile decollare. Poi dopo subito ci dice decollare con prudenza perché siamo in casa e non abbiamo abbastanza satelliti. Come in questo caso ne abbiamo zero, quindi proprio non ne abbiamo. Proviamo a fare un'accensione, così, manuale, perfetto, io ho fatto, spero che, adesso lo spengo tenendo già questo, e niente ragazzi, che dirvi, io questo ho attivato, ho inserito la DJ card in modo molto semplice, ma con qualche problemino. Se questo video vi è stato utile, vi chiedo di condividere, mettere un like, iscrivervi al canale, commentare e rimanere su questo canale perché ci sarà anche una piccola sorpresa. Anzi, la sorpresa ve la do adesso, ve la metto giù nel box e dove inserirò il coupon, codice sconto, e cercherò anche di spiegarvi in qualche modo quello che sono le modalità per avere questo sconto su questo prodotto, come l'ho avuto anche io. Niente ragazzi, io non so che dirvi, resta solo che volare e provarlo. Vedrò se riuscirò a fare un altro video, ma quasi sicuramente. Voi rimanete sintonizzati per eventualmente non perderlo, attivate la campanellina. Farò un altro video dedicato come fosse una recensione su questo prodotto, se ne sono dite di ogni e ormai sappiamo tutto. Però proverò a dire la mia. Io sono un novizio su YouTube, non mi conoscono in tanti, e cosa dirvi? Io ci provo, e spero che in questo video l'inquadratura sia migliore, l'audio del microfono sia migliore, e ragazzi, vado a volare. Ciao!